finalizzati per tanti motivi, per trovare sponsor, per trovare capitali, quindi io credo che poi andrà a finire che sarà nel 2024 e sarà di nuovo a Nuova Zelanda, invece di tutte queste situazioni che vengono raccontate. Poi vedremo un po' quello che succede. E anche per quanto riguarda il nuovo regolamento, chiaramente il regolamento sarà un regolamento che vorrà in qualche modo limitare la possibilità di ulteriori sviluppi nei confronti nostri, soprattutto di Luna Rossa, e di conseguenza anche di altri eventuali partecipanti, in modo tale da condizionare delle scelte tecniche. Cioè, già pensare, ci può essere un aumento di partecipanti per accrescere ancora le difficoltà che possono essere la Coppa America, forse non arrivare ai numeri degli anni passati, però crescere. Il vero problema è un altro, che l'unica barche usate che possono essere utilizzate per qualcuno per imparare sono Luna Rossa e quella di New Zealand. Le altre due, quelle le altre due barche, quelle degli inglesi e quelle degli americani, non servono a niente, non sono, quindi c'è anche questo limite, che ci sono solamente due barche che possono servire. Ora, senza avere un regolamento non si può fare nessuna strategia, bisogna vedere quello che succede, e comunque i team interessati a partecipare ce ne sono almeno due o tre, bisogna vedere come fanno il regolamento. Certo. Quindi non posso...